Buongiornissimo a tutti quanti, allora, rieccomi ritornata con un video, spero che questo video vi sia utile e comunque so che in generale è abbastanza gettonato, però faccio una versione un po' più nuova, diciamo così, la versione proprio da tirocinio. In questi 3 anni passati ho praticamente utilizzato, cioè, varie borse, cioè, poi i primi anni soprattutto utilizzavo sempre lo zaino della North Face, che se mi seguite dai tempi proprio, i veterani sicuramente, o le veterane avranno sicuramente visto il mio zaino della North Face, che era anche quello che comunque ho sempre utilizzato in università. Però devo dire che ho cercato di alleggerirmi un attimino, a meno che io non debba appunto andare a dormire da Marco, comunque mi debba fermare su da Marco perché mi metto dentro vestiti, iPad, computer, eccetera eccetera eccetera, mi porto lo zaino della North Face. Ma di base, soprattutto in quest'ultimo tirocinio qui, ho utilizzato semplicemente 2 borsettine. Veramente a volte mi portavo troppo. Nella prima parte di tirocinio in realtà utilizzavo addirittura la borsa di tela. Adesso ho ridotto proprio la dimensione. Sempre tela è, però l'ho ridotta la dimensione. E ho intenzione anche di darvi qualche piccolo tip, qualche piccolo consiglio. L'ambulanza, che ormai il Covid è in arrivo, ragazzi, non ci possiamo fare niente. Mi sono fatta un po' una lista delle cose che ho dentro l'armadietto. Non riuscirò a mostrarvele, ma il potere dell'editing è anche questo. Ve le metterò in didascalia, in sovraimpressione, insomma. Le 2 borse in questione sono queste. La prima borsa, che di solito porto, è questa qui. Mi piace tantissimo la capienza perché è super super capiente, vi giuro, ci stanno là dentro anche tipo il maglioncino, le giacchettine se ve le portate, incredibile. E poi al manico, che non è tanto lungo, si può portare semplicemente sulla spalla oppure anche a tracolla, non dà per niente fastidio. Quindi questa è la prima. In realtà qua dentro ci tengo proprio le mie cose base, cioè la classica pochettina dove metto dentro lenti di ricambio, farmaci in particolare, quelli proprio d'emergenza, eccetera. Non sto qua a mostrarvi. Questo è una consegna, ma lasciamo perdere. Ho il badge, portafoglio, delle salviettine intime, il libretto della macchina è importante, questa dovrebbe essere qua dentro, comunque dentro un sacchettino di plastica, ovvero la mia mascherina di tela, che è quella che utilizzo per il tragitto da fuori dall'ospedale e fino alla macchina, insomma, è quella che utilizzo fuori principalmente, ecco. Fazzoletti, burro cacao della Neutrogena, le mie, come si dice, le mie cuffiettine, chiavetta, coltellino, spray al peperoncino perché purtroppo tornando tardi la sera, essendo spesso da sola eccetera, non si sa mai, cioè io a qualsiasi maniaco non me ne frega niente, spruzzo in faccia. L'igienizzante, che di solito lo rifillo, e queste qui sono le lacrime artificiali alla camomilla. Questa qui è la borsettina dove dentro ci tengo, vabbè, alcune cose per il tirocinio come il libretto eccetera, io non sto qua nemmeno a farvi vedere perché sennò, cioè, non ce la caviamo più, comunque fogli, alcuni appunti, checklist eccetera in base al tirocinio dove vado, se riesco a trovare un buco di tempo, a me piace comunque leggermi un po' di cose eccetera, quindi questo, tutti questi fogli, 250.000 consegne che mi piace tenere, in realtà prima o poi dovranno essere buttate, ci sono i miei 2 quadernini, questi me li porto sempre perché mettete che scriva qualcosa, voglio arrivare a casa, me lo voglio scrivere meglio, di solito faccio questa cosa malsana, strappo la pagina, ci schiaffo sopra lo scotch per far sì che non si perda poi la pagina successiva e poi appunto mi riscrivo le cose. La borraccia. Tendenzialmente, cioè in tutti questi anni, ho sempre portato comunque il pranzo da casa. Solo in un tirocinio, quando ero in malattia infettive, con i buoni io riuscivo a prendermi il cibo, ok? Con i buoni che comunque mi davano all'università, mi prendevo il cibo e mangiavo appunto con il vassoio dell'ospedale. Invece in tutti gli altri tirocini mi sono sempre portata da me le cose. In questo tirocinio non si mangia, quindi io non mi pongo nemmeno il minimo problema di pensare a che cosa, cioè, credetemi, questa cosa ha vantaggi e svantaggi, nel senso che il fatto di non dover pensare che cosa mangiare, perché tanto alla fine della fiera mangio sempre a casa e sì, ho gli orari super sballati, mi porto al massimo le barrette di cioccolato che sono qua da un mese praticamente, ma aiuto. Ah, questa è una matita dermografica, l'ombrello perché è arrivato l'autunno. Ci sono
sono appunto certe cose che ovviamente rimangono dentro l'armadietto che io tendenzialmente cerco di non portarmi mai a casa, per una questione di igiene principalmente, per una questione di comodità, voglio dire, ho l'armadietto apposta. In primis ovviamente sono le divise che ci vengono fornite, quindi insomma le divise io di solito faccio questa cosa qui, se per esempio già la devo cambiare eccetera io la appendo sempre, perché dentro l'armadietto ci sono tutti i vari gancetti, e infilo già tutte le varie penne che devo schiaffarmi dentro, eccetera eccetera eccetera. Insomma, tengo anche le ciabatte che ho preso dal secondo anno, vi metto proprio il marchio perché se non mi sbaglio si chiama Walk, ve lo scrivo, vi metto il link nell'info box, tutto quello che vi cito se riesco a trovarlo su Amazon ve lo cito e ve lo metto nell'info box. Praticamente queste qui sono delle ciabatte con la soletta che tecnicamente dovrebbe essere tipo ortopedica, e in realtà appunto al primo anno indossavo delle scarpe bianche perché dovevo indossare delle scarpe bianche. In realtà le ciabatte sono molto comode all'inizio, se non siete abituati sappiate che batterete le ciabatte come delle mucche. Io in realtà le tiro proprio quando sono stanca, e questo è sempre stato un po' il mio cruccio. Però in realtà io le trovo molto ma molto più comode comunque rispetto alla scarpa chiusa. Altre cose che io tengo, di solito mi tengo questa pochettina con dentro un profumo che di solito mi spruzzo prima di andare via, e tengo tipo delle cose di emergenza, non lo so, mettete che all'improvviso mi viene il ciclo, non c'ho la coppetta, non c'ho niente, mi metto dei salvaslip e una spazzola, mi tengo la Tangle Teaser dentro sempre l'armadietto. Ho anche dentro il pile blu che ho preso, se non mi sbaglio, il primo anno alla Decathlon, perché è super comodo e poi, cioè, credetemi, di notte fa freddo, lo garantisco, anche con il pile, anche se mi mettete 250.000 cose addosso fa freddo. Il fonendo io lo tengo dentro nell'armadietto. Lo tengo nell'armadietto perché alla fine della fiera un fonendo, se voi lo volete cercare, insomma il reparto eccetera, lo trovate sempre. Quindi il fatto dell'americanata, del fatto che l'infermiere si tiene sempre sto benedetto fonendo sulle spalle eccetera, sì, perché anche noi lo utilizziamo assolutamente. Ho capito che comunque in questi anni, almeno per gli ambienti che ho frequentato, non era poi così necessario. Allora, le penne, ecco, le penne sono sempre un cruccio per l'infermiere, perché basta che ti abbassi un attimino e ti casca tutto quello che c'hai in tasca. Quindi di solito cosa faccio io? Mi sono presa praticamente su Amazon delle come si chiamano? Sono delle clip dove si infilano le penne, dove tecnicamente non dovrebbe cascare niente, ma ogni tanto mi cascano lo stesso. Di solito appunto nella taschina qui mi tengo queste clip che ovviamente vi metto sempre nell'info box e qua in sovraimpressione. Se potete, evitate di indossare monili, cioè collanine così, anellini così, orecchini. Per esempio io gli orecchini di solito quando sono in tirocinio proprio non li metto, perché potreste anche metterli, però ricordatevi che poi dopo, una volta tornati a casa, dovete sempre igienizzare il tutto. Perciò è un quadruplo sbattimento. Io di solito parto da casa già senza, e in realtà sono stata molto brava perché in questo tirocinio qui mi sono sempre sforzata poi di metterli dopo, perché anche in passato tendevo a non metterli proprio in generale, anche se avevo due riposi di fila. Invece devo dire che qua mi sono sforzata, e quando appunto non sono in tirocinio io mi rimetto tutto quello che ho. A parte gli orecchini, perché boh, ultimamente non ho voglia di mettere gli orecchini in particolare, quindi quello, però collana, braccialetti, anelli soprattutto, perché io sono maniaca degli anelli, sempre. Allora, io parlo per le donne, però secondo me questa cosa si potrebbe traslare anche per i maschi. Sicuramente per i maschi ci saranno delle calze, non so, magari potreste andare a chiedere o alla Decathlon o nei negozi dove vendono tipo tutte divise da lavoratori. Io utilizzo le calze o da 140 denari o da 70 denari. Queste qui sono quelle più proprio strong, e io non metto i gambaletti perché non mi piacciono. C'è gente che ti trova bene anche d'estate eccetera, io anche se ci sono 60 gradi, 70 gradi, 10 gradi, metto sempre queste calze qua. Mi sono riservata questa clip che metterò, penso, dopo il video, insomma, del What's in my bag versione tirocinio. Avevo ancora praticamente una divisa pulita e quindi mi sono detta, prima di riconsegnare il tutto, faccio una specie di video in cui vi faccio vedere più o meno come gestisco le tasche del tirocinio, perché non sembra, ma io forse in passato avrei voluto vedere un video del genere. Tengo il fonendo in mano perché adesso poi vi spiegherò anche perché. Comunque sia, questa è la classica divisa che fondamentalmente
fondamentalmente un po' tutti gli studenti di infermieristica indossano. Ho cercato di coprire un po' qua il logo, però vabbè, pace, insomma. Di solito io questo cartellino qua lo tengo qua davanti, però in questo caso qui sarà qua che volevo coprire un pochettino il logo della divisa, ma vabbè, pace. Tendenzialmente, appunto, questa è un po' la mia sistemazione. Ok, quindi questa prima parte qua, questa altra tasca e quest'altra tasca qua, ok? Ho anche le tasche sotto sui pantaloni dove tendenzialmente metto o l'orologio da polso che io levo lo tengo in tasca, quindi tipo l'Apple Watch oppure dei fazzoletti, oppure per esempio quando magari facevo turno di notte mi portavo dietro la pillola e me la mettevo qua dietro o qua davanti nelle tasche dei pantaloni. E di solito mi appuntavo qua con una penna l'orario, insomma, per far sì che non mi dimenticassi di prenderla. E queste sono un po' delle piccole tips che volevo lasciarvi. Una cosa sul fonendo, lo tengo in mano perché semplicemente volevo farvelo vedere. Poi di solito potrete vedere che in America il fonendo la gente lo mette sempre così, ok? Che siano medici, infermieri, eccetera. Io onestamente in questi 3 anni è vero. Ne ho tipo due di fonendo che posso utilizzare. Questo qui mi era stato inviato dalla Gima l'anno scorso. Poi io al primo anno mi ero comprata il fonendo della Bosch, però fondamentalmente io l'ho sempre trovato in reparto. Quindi non penso che, almeno nel mio caso, dipende ovviamente da dove lavorate, ma non è proprio essenziale che voi andiate in giro con il fonendo al collo o il fonendo dentro la tasca, perché già così, per esempio, io già sono carica e piena, ok? Contate che quando di solito prendevo la consegna c'avevo i fogli che pian piano nei giorni si accumulavano e si schiaffavano tutti qua o qua o qua ed era un casino, già ero piena di mio. Un consiglio che posso darvi, insomma, per far sì che siate il più comodi possibili è sicuramente sulla vostra destra il vostro quadernino fatto così. Io ho preso questo quadernino semplicissimo dai cinesi sotto casa e al primo anno mi ricordo che avevo il quadernino piccolino della Moleskine che però mi era finito, quindi ho iniziato a strappare le pagine, ho iniziato a ricopiare tutte le varie cose che avevo trovato dentro un nuovo quaderno, ho sempre fatto così negli anni e il quaderno io appunto di solito tendo a metterlo a destra e sempre sulla mia tasca di destra metto il cellulare che però adesso mia mamma sta filmando, quindi ok. Poi, allora, piccola tip che vi voglio dare, questo qui è un portapenne, ok? Che è super utile soprattutto perché se voi vi piegate e mettete le penne e le schiaffate solamente qua, vi cadrà tutto, tutto quello che avete qua di solito cade sempre, ok? Quindi io ho questa clip, insomma, che ti permette di tenere su, madonna mia, di tenere su ste benedette penne. Se non ce l'avete, vi consiglio di mettervi le penne qua sotto, perché almeno se vi piegate non vi dà fastidio. Ok, altra cosa, l'orologio da tasca. Quando ero in pediatria, soprattutto in pediatria, perché adesso in terapia intensiva non l'ho utilizzato più di tanto, tenevo questo orologio qua, tascabile, dentro qui. Vedrete tantissime versioni, tanti infermieri che magari mettono l'orologio qua sopra o se lo mettono qua addirittura. Il problema è che è sempre la stessa cosa, quando voi vi abbassate, tenderà ad andare in giro, quindi se magari voi state facendo qualcosa in particolare e lo pucciate da qualche parte, sfortunatamente non è il caso. Quindi io di solito ho trovato questo modo che voi potete anche trovare su Amazon ed è della Gima, anche questo mi era stato inviato un bel po' di tempo fa. E niente, questo qui appunto è il badge, insomma, identificativo. Invece in questa tasca qua ho una clamber. Questa forbice qua, che anche questa mi era stata inviata dalla Gima. Questa me l'hanno regalata anche, che è una matita dermografica presa dal reparto. Bisturi preso dal reparto, rimasto in tasca. Questo qui invece è un laccio per i prelievi, che in realtà è mio personale, che di solito appunto disinfetto e poi rimetto via. Però anche questo di solito lo trovate in reparto. A me questo l'aveva regalato Marco l'anno scorso, penso. Se ne era preso uno e me l'aveva regalato. E importante è il pennarello permanente, soprattutto magari se dovete segnare delle cose in particolare, serve sempre. Segnatevi, mettetevi i nomi, perché sappiate che la maggior parte degli infermieri vi ruberà le cose. Cioè questa è proprio una cosa rinomata nei reparti.
infatti mi presti una penna e ti rubo la penna e le penne non le vedrai mai più. Perciò, piccola tip, portatevi una penna a quattro colori e poi un'altra penna che magari anche se la perdete, anche una penna sbilenca che potete prestare. Questo è un altro tip che vi do. Poi qua dentro cosa c'ho? Praticamente questo qui è un altro quadernino, e voi direte, ma questa quanti quadernini c'ha? Questo qui è un altro quadernino che praticamente in origine era una rubrica, ok? Io vabbè, qua dietro c'ho anche degli appunti di aria critica che mi ero portata dietro, e in ordine alfabetico mi sono praticamente scritta col passare degli anni i vari farmaci. Ok, principio attivo, le classi, eccetera, eccetera, eccetera. Così almeno se magari vedo un farmaco nuovo che non conosco, me lo metto qua dentro. Io per quest'anno mi sono organizzata così con la divisa, perché mi è anche capitato un tirocinio in cui io la divisa non ce l'avevo. Però diciamo che questo è un po' l'ordine che io utilizzo, insomma, per organizzare la roba dentro. Spero di esservi stata utile e spero di avervi fatto vedere bene o male, anche se qua a casa, un ipotetico esempio, insomma, di come vado in tirocinio. E niente, basta. Mi vedete con monilli, quindi orecchini, anelli, collane, cose del genere. Onestamente, a me l'hanno sempre sconsigliato in università, io adesso sono a casa, ho fatto questo video apposta, insomma, quindi è un esempio solo, però vi sconsiglio di andare in giro con catenine, anelli, orecchini, eccetera, perché volendo potete anche farlo, per esempio degli orecchini, però io personalmente, cioè se dovessi fare una cosa del genere, dovrei sempre tornare a casa, disinfettare sempre il tutto, perché comunque entrate in un ambiente che non è che, diciamo, che sia proprio così tanto pulito in generale. Altra cosa, vedrete tantissimi infermieri o comunque anche tanti miei compagni che hanno praticamente l'accetto e il badge che tengono di solito in tasca. Questo l'accettino qua io non l'ho mai voluto mettere, in realtà non c'era una motivazione per cui non l'ho mai voluto mettere, però praticamente confrontandomi con la mia infermiera di riferimento, soprattutto di terapia intensiva, lei praticamente mi ha raccontato questa sua brutta esperienza, che una volta è stata aggredita e praticamente le hanno preso sul collo, le hanno preso praticamente l'accettino del badge. Da lì in poi lei non ha mai più voluto indossare niente di tutto ciò, le è capitato in passato ovviamente, e quindi questo mio non mettere il badge, perché io lo vedevo anche addosso ad alcuni miei compagni, eccetera, alla fine ha trovato una sua ragione. Ecco, non l'ho mai voluto fare, a parte che mi dà fastidio in realtà in generale. Però questa effettivamente è una buona motivazione, anche perché tendenzialmente, cioè, non lo so, poi non mi dà fastidio, perché voi vi abbassate, cioè avete sto coso qua al collo, e ci manca solo che vi strozziate da soli o che vi strozzino. Quindi questi qui sono un po' i miei mini consigli che do, insomma, soprattutto magari alle matricole, per chi è al primo anno, eccetera. Ripeto, è proprio un video di esposizione, ok? Quindi io di solito, ripeto, vado senza braccialetti, senza collane, senza anelli, senza orecchini in reparto in generale, perché appunto preferisco così. Basta, finito. Questo video è venuto lunghissimo, ragazzuoli, spero comunque di non avervi annoiato e spero che questa cosa, insomma, sia stata utile. E niente, insomma, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Comunque grazie, perché stiamo ricrescendo piano piano, io mi rendo anche conto di essere stata un po' in stallo in quest'ultimo periodo, comunque di non aver pubblicato contenuti forse anche interessanti se non vlog, però sto tornando. Piano piano sto ritornando. Niente, dai, ci vediamo in un prossimo video. Cheers. Il problema è che se chiudo la finestra io crepo di caldo, nonostante sia nuvolo oggi. Importante. Cos'è accaduto?